Buongiorno a tutti, amici di Nexus Lab, sono Alessandro Bertola e qua di fronte a voi ho niente proprio di meno che l'Elephone P8, un dispositivo che magari per molti di voi, anzi per la maggior parte sicuramente non dirà molto, ma è praticamente uno smartphone dell'azienda cinese Elephone, una specie di riproduzione del Note 3, ma con diverse peculiarità. Peculiarità, vi dico subito che è dual SIM, processore octa-core, quindi veramente interessante, soprattutto anche considerando il prezzo. Infatti, per esempio, sullo store che ci ha fornito il device, lludos.it, il prezzo è più o meno di 220-230 euro se non sbaglio. Allora, questa è la confezione di vendita, confezione piuttosto grande, il telefono, anzi il phablet infatti è piuttosto generoso a livello di dimensioni. Troviamo un piccolo manualino di istruzioni, classica dotazione, caricabatterie da viaggio molto piccolo, cavo USB, micro USB e cuffie auricolari standard di buona qualità, si sentono piuttosto bene. Certo, non ci troviamo di fronte a cuffie dedicate alla musica. Andiamo ora a scoprire l'Elephone P8. Come potete vedere, esteticamente è molto simile a un Note 3, è quasi un clone, a livello frontale praticamente identico. Non abbiamo la penna, quindi questa è una delle differenze sostanziali, differenza giustificata anche dal fatto che non ci sono le app dedicate alla penna, quindi sarebbe stato assolutamente inutile inserire questa componente hardware senza appunto avere le funzionalità a livello software. A livello estetico, quindi, molto classico, abbiamo delle dimensioni molto generose, avendo il display una dimensione di 5.2 pollici, display tra l'altro full HD, dimensioni che sono pari a un'altezza di 157 mm per una larghezza di 81 per un spessore di 8.2 mm, peso esattamente come quasi al grammo come il Note 3, 171 grammi, quindi anche in questo caso estremamente simile. Prima di iniziare a spiegarvi l'hardware voglio fare una piccola nota, perché essendo uno smartphone cinese molti diranno: c'è o non c'è sono le app di Google? Le app di Google ci sono, quindi non dovrete neanche impazzire per installarle. Dopo questa nota, display da 5.7 pollici, non AMOLED ma un normale LCD, dalla buona qualità. Per il resto troviamo un processore octa-core da MediaTek da 1.7 GHz, la GPU Mali 450, 2 GB di RAM. Come gira Android? Android è presente nella versione 4.2.2 Jelly Bean. Non sappiamo se arriverà una versione più recente, noi ci speriamo. Già così il telefono va bene, abbiamo solo qualche piccolo micro puntamento, come potete vedere, nelle transizioni più che altro nelle home, mentre nel resto del sistema operativo il sistema si comporta piuttosto bene. LCD anche in questo caso di buona qualità, ma andiamo a vedere subito, direi, un esempio con qualche video. Andiamo nella nostra cartella di test Strobox, andiamo a prendere la nostra cartella di test sotto Nexus Lab e andiamo test. Inizierei dal video in AVI. Vi ricordo che siamo in streaming, quindi qualche rallentamento è dovuto essenzialmente a quello. Puntata precedente. Sopravviverà. Allora, AVI riprodotti senza nessun problema. Guardiamo anche l'MP4 in Full HD per capire quale sia la qualità di questo dispositivo. Peggy 16.
Allora, non so se avete già avuto modo di apprezzare, display più che buono, non ci troviamo di fronte ad eccellenze sotto diversi punti di vista, in colori un po' sciatti, però a livello di risoluzione e dettaglio ci siamo. Non abbiamo dei contrasti molto netti, trattandosi di un display normale LCD, IPS, ma comunque ci troviamo a buoni livelli. A livello di luminosità, intanto vi faccio vedere che qua sopra abbiamo anche qualche scorciatoia, a livello di luminosità è piuttosto buona, anzi ottima direi, veramente molto molto luminoso, a conferma del buon lavoro fatto sul pannello LCD IPS. Abbiamo, come detto, queste scorciatoie, la gestione delle doppie SIM e anche la seconda schermata con alcune aggiunte come il profilo audio, la gestione dei dati in mobilità, il display wireless, molto utile poter mandare proprio il proprio schermo sul live su un dispositivo collegato via wifi in casa, e attivare altri servizi o altre sensori come l'autorotazione, il timeout, eccetera. Allora, partiamo poi da altri aspetti che volevo farvi vedere: il doppio slot per la SIM. Doppio slot per la SIM, uno classico e uno micro SIM. Può essere gestito la rete solo su una SIM, mentre le chiamate possono arrivare contemporaneamente sull'una e sull'altra. Qua è una gestione vostra, quindi il piano internet deve essere presente solo su una delle due. Micro SD, come potete vedere, si incastra qua sotto la micro SIM e qua SIM classica, molto classica anche questa come disposizione. Rimettiamo la SIM, il cover in pelle, andiamo a sbloccare il device. Come potete vedere, presenta anche il classico tasto del noto di Samsung per attivare sia il blocco schermo sia per entrare nel vari pannelli di configurazione del multitasking. Possiamo chiudere tutte le applicazioni, eccetera eccetera. Volevo farvi vedere, abbiamo il Play Store che si è aggiornato, era, appena l'abbiamo acceso, era ancora una versione molto vecchia, ci sembrava addirittura antecedente alla 3, antecedente alla 4, scusate. Adesso ce l'abbiamo impostato in inglese perché purtroppo il sistema operativo non presenta la lingua italiana, quindi lui in automatico si va a settare a seconda della lingua di sistema. Non è un grande problema, comunque ci si riesce a muovere nei classici menu di Android senza particolari difficoltà. Andiamo nel browser che non è Chrome, che possiamo installarlo senza problemi. Sta facendo la riconnessione, la sincronizzazione con l'account Google. Andiamo su Nexus Lab, eccoci qua. Allora, navigazione buona ma non eccezionale, nel senso che si naviga bene, come potete vedere è fluido, non mi fa impazzire però lo scroll verso il basso e verso l'alto, rimane leggermente, gli diamo una strisciata verso l'alto, rimane un po' memorizzata questa indicazione, e se andiamo a cambiare velocemente direzione lui comunque rallenta e non fa un grande effetto, ma comunque più che buona il livello di navigazione. Come potete vedere ci troviamo piuttosto bene. Piccola nota che volevo farvi vedere, un aspetto un po' negativo, è i tasti soft touch che vengono illuminati poco, nel senso che non sono ben illuminati allo stesso modo su tutta la superficie, sono anche un po' meno sensibili di quelli visti nel Note 3, ma queste sono proprio inezie e dettagli per farvi capire la differenza. Fotocamera, guardiamo l'interfaccia, piuttosto ricca, come detto possiamo mettere anche una micro SD, quindi
possiamo aumentare a nostro piacimento le nostre, la nostra memoria. Fotocamera da 13 megapixel. Foto buone, tra le migliori della categoria, ma comunque buone, il dettaglio c'è. Manca un po' di luminosità nelle foto, più che altro al buio. Ne ho fatte alcune, soprattutto ho notato un problema nelle foto estremamente da vicino. Nella macro infatti fa difficoltà, questa è una macro da molto vicino, messa a fuoco fa difficoltà, mentre col flash abbiamo un ottimo bilanciamento del flash, come potete vedere qua in condizioni di luce molto scarsa, il dettaglio è altissimo, il flash fa alla perfezione il suo lavoro. Quindi, che dire, abbiamo anche diverse modalità, l'HDR che è una piacevole aggiunta, alcune scene e la possibilità live photo mode, la possibilità di miglioramento del volto, possibilità di scattare col sorriso, questa modalità storica praticamente di device Samsung. Altri aspetti, volevo farvi sentire un brano musicale, apriamo il lettore musicale, music, eccolo qua, no music, ha anche ragione lui perché abbiamo la musica ancora su Dropbox, andiamo a riaprire la nostra cartella di test. Allora, cartella di test, tanto così vi faccio anche vedere la navigazione che è ottima, però abbiamo comunque qualche piccolo micro lag ogni tanto. Alziamo. Cassa posta nella parte posteriore, in basso. Allora, audio buono ma non fortissimo, abbiamo fatto un po' difficoltà in auto ma comunque si sente bene, in auto però con parecchio traffico, magari in previsione dell'estate con i finestrini giù si farà fatica a gestirlo. Volevo farvi vedere inoltre la schermata della selezione dello sfondo. Abbiamo home screen, lock screen, home and lock screen. Proviamo per esempio ad andare a vedere gli sfondi preimpostati. Come potete vedere, questi sono esattamente quelli che troviamo nel Note, né più né meno, la classica mongolfiera. Da questo punto di vista questo è proprio un clone puro e crudo. Volevo inoltre parlarvi della connettività a livello di ricezione molto buona, prende veramente bene questo telefono, anche quando abbiamo due sim inserite, naturalmente si può usare anche con una sola sim, si sente piuttosto bene dalla capsula auricolare che ha più o meno lo stesso problema dell'altoparlante, non è altissima, per il resto invece si sente benissimo. Abbiamo la ricerca rapida dei contatti in rubrica e i classici menu di Android, come potete vedere si scorre tutto piuttosto bene. Volevo farvi vedere anche la divisione in widget, alcuni widget aggiunti della stessa Elephone e qualche app tipo la radio FM che è sempre utile, il notebook per prendere qualche appunto, ma proprio il minimo indispensabile, flashlight che ci consente di avere una luce posteriore, quindi che dire, veramente questo smartphone ha veramente ci ha stupito il rapporto qualità prezzo, perché comunque è un Note 3 a livello estetico, mancano tutte le funzioni S Pen che fanno grande differenza, c'è da dire che quella è una grande peculiarità del Note 3,
però a livello estetico e anche a livello funzionale no, la distanza non è così abissale. Mancano gli ultimi aggiornamenti ad Android Jelly Bean e Android KitKat, che speriamo comunque in futuro vengano portati, però ci troviamo comunque di fronte a un 5.7 pollici octa-core Full HD proposto a 230 euro, quindi assolutamente allettante. E inoltre la cosa più allettante di tutte è che è dual SIM, quindi questo fa molto ma molto la differenza. Dual SIM però ho lasciato l'ultimo punto apposta, perché il dual SIM hanno una caratteristica che li contraddistingue, ovvero l'uso della batteria. La batteria infatti anche in questo caso da 2800 mAh, siamo arrivati senza particolari problemi a fine giornata anche con l'uso di due SIM, quindi anche dal punto di vista dell'ottimizzazione. In più c'è qualche funzione aggiuntiva per aumentare la durata della batteria, ci consente di arrivare a fine giornata anche con due SIM sulle telefonate e una SIM sui dati senza particolari problemi. Un piccolo must per tutti quelli che cercano un dual SIM grande, un phablet Android dal design comunque abbastanza riconoscibile e riconosciuto. Che dire, ringraziamo ancora lludos.it per averci mandato il phablet, e se avete domande potete farcele sia su YouTube sia attraverso i commenti di Nexus Lab, noi vi risponderemo senza alcun problema. Un saluto da Alessandro per Nexus Lab.